Salve a tutti, io sono Resler e benvenuto in un nuovo episodio della campagna di Kostaltin. E proprio Kostaltin nello scorso episodio ha dato una bella stangata alle forze di Archeon che hanno perso un bel po' di truppe. E adesso stiamo finalmente ritornando ad avanzare. A parte che la Zarina ci sta dando una mano contro i nanacci del caos di Astragoth, ma noi con lei abbiamo anche preso il tempio di Emgel. Quindi poco alla volta stiamo avanzando in modo abbastanza prepotente. Ora, senza indugi, vedo che la Zarina ha preso anche Karak Vlag. Interessante, molto interessante come cosa. Ma qua non so cosa non si potrebbe salire. Fatemi capire un attimo. Che voglio vedere se riesco a fare una. A usare scorciatoia tramite il mare per. Esattamente. Per andare a conquistare il massacro delle tribù al prossimo turno. Kostaltin. Kostaltin, tu ti vai a prendere Siok Kraken. Non simuliamo neanche. Perfetto. Senti, ma tu dal reclutamento globale un piccolo Grom magari? 4 turni. Sì, vabbè, il piccolo Grom sta bene dove sta. Cioè, mi faccio vecchio prima che reclutiamo quel piccolo Grom. Allora, altra armatura per le guardie dello zar. Ciao, 120 di armatura le guardie dello zar. Allora, questa è una bella battaglia che possiamo far fare alla nostra Irina contro loro che scappano. Ma voi scappate, non dovete scappare. Ah, vabbè, ma questa la simuliamo. Easy peasy lemon squeezy. 1085 di tesoreria. Va bene così. Occhio perché questo esercito non penso che lo riusciamo a battere con Irina. Quindi siamo i bravi. Non spingiamo troppo. Possiamo anche rientrare. E dov'è la notte? Tu fai le creature della notte perché, esatto, ok. C'hai le cose dei boschi. Rinforza le truppe, tu. Allora, vediamo se posso costruire, posso potenziare qualcosa di interessante. Qui posso potenziare qualcosa di interessante. Monti Giatome, Siok Trake, la potenziamo. Diplomazia non ha proprio più niente da offrirci. Lascia rotta, sta quasi per andare in pace. Vuole quasi il trattato di pace, non glielo daremo mai, tanto verrà distrutta. E qui, fra pochi turni, finalmente potremo confederare la Zarina. E questo praticamente ci porterà ad essere super potenti. Cioè, super potenti non so, però sicuramente avere quasi una ventina di insediamenti con una confederazione non è poca roba. Quindi bene così. È importante anche in vista poi dell'evento endgame essere così consistenti, no? Così forti. Ok, qua abbiamo completato l'autorità del comandante del porto, più soldi dai porti. E campo visivo durante la campagna più 10%, perché no? E Adamano che si potenzia, è il fiscalmente cauto, più 10% di income da quell'insediamento. Kostaltin, vatti a riprendere Krakadrak, anzi, elimina Misty, pelle verde del cazzo. Che sono completamente fuori luogo. Sì, vabbè, qua simuliamo, ragazzi. Cioè, non è una battaglia che ci può impensierire. Ecco. Abbiamo anche eliminato quel piccolo contingente del caos che stava là vicino. Perché non potrei muovermi? Cioè, sì, mi posso muovere, però non si sa perché non posso uscire dalla marcia forzata. Vabbè, pazienza. No, siamo abituati a questo e ad altro.
Alla pira d'inverno sicuramente ci sono forze del caos, quindi direi che tu ti sposti qui. Ok, Supreme Petria. attacco fulmineo per Costaltin, ottenuto. First of the bear cult. La protezione di Urson, te la diamo. Obedience is devotion. Esperienza. Thus I prove my faith. E facciamo l'esperienza per le guardie dello zar. Che stanno già a buon livello, perché sono quasi oro. Però prima livello non meglio, Il tempio di Emma che lo potenziamo, dai. La diplomazia manco me la vado a vedere perché ho capito che non c'è niente che ci può. Guarda lì. Mannaggia la miseria. Vabbè, questo esercito mi è scappato. Sta andando al covo del re dei troll. In ogni caso non lo potevo fermare con Irina. Cioè, però non ci voleva sta cosa. Brutto affare. Witch of the Ice. Astrago. Atrash. Storm Summoner. Mi attaccherà sicuramente al prossimo turno. Winter fights per with us impedirmi today. di reintegrare. Vabbè, pazienza. It is my duty. Si fa il possibile. Ma anche quello non basta mai. Andiamoci a prendere Krakadrak. Anzi, a riprendere Krakadrak, che prima era nostra. Ottimo. Abbiamo anche 5 sostenitori in più. Ragazzi, ci siamo quasi, per confederare la zarina. Io me la rischio, vado a difendere qui. Vediamo. Non penso di farcela a difendere. Non si può mai sapere. Meno 3% di mantenimento. Obey! Heed me! It aids my ice. Penso può andare bene così per quanto riguarda i potenziamenti. Montingiantome, Krakadrak. Allora, si iniziano a fare proprio subito le mura, istantaneamente. Oh, del re dei troll, non ci investiamo. Non c'è niente proprio. Vabbè, andiamo avanti, va. Io potevo reclutare così al volo dei reggimenti della fama su Irina. Però no. Non mi andava. Barballo sicuramente mi attacca il covo del re dei troll. No. Si è messo in modalità accampamento per non subire danni da logoramento. E lui ovviamente mi ha messo sotto assedio. No, però sono dei Norska. Addirittura perderemmo. Perché ci hanno i predoni campioni. Ci sta come cosa. E ce la dobbiamo giocare. I predoni campioni sono tossi di regione. Questo non ci voleva.
Dovremmo contare un po' sulle sue magie, dovremmo contare anche su loro che hanno penetrazione armatura. Anche qua abbiamo penetrazione armatura, non tantissimo però c'è. Credo che una buona idea sia quella di metterci qui. Sicuramente. I due Wyrm di ghiaccio ci devono supportare. Useremo la nostra cavalleria per distrarre parte del nemico, parte delle forze nemiche. Ecco, la nostra cavalleria poco può fare perché sono tutti corpo a corpo. O provo a fare una manovra a tenaglia. Vediamo. Aspetta. Facciamo così, va. Gli fa poco niente, giusto. Tanto vale usare su di lui questa magia che gli fa un bel po' di danno. Ok. Ok, perfetto. Rallentiamoli tutti. Dai, 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 dai. Griffin Legion! It is done! Perfetto. Ok, loro stanno iniziando ad sì, stanno qui praticamente, no? Vai, vai, vai. Ok, perfetto. E la cavalleria che mi deve andare a prendere questa unità da tiro. Una qui, una qui. E tu puoi anche provare a caricare alle spalle, dai. Attaccare questi. Perfetto. Tu vai a danneggiare lui. No, 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 aspetta, il Wyrm di ghiaccio qui, per favore. Ok, Lord nemico morto. Questa è una bella botta per la loro disciplina. Ottimo, ottimo, ottimo. Concentriamo il nostro fuoco qui sul fianco sinistro. Soprattutto qui in particolar modo. Questa cavalleria è meglio che se ne va via. Scusate. E anche questo Wyrm che non sta messo proprio bene. Qua i predoni campioni sono veramente un problema, caspita. La novità è stata annientata. Caspita. Penso di aver perso... ho perso un Wyrm, caspita. Cazzo. Avevo 800 HP, è stato imploso. Questa non ci voleva perché era anche... i predoni campioni, l'ho detto che sono un problema. Vabbè che adesso comunque un po' di soldi li stiamo... un po' di income ce l'abbiamo, quindi possiamo anche aggiornarle le truppe.
Ok, dai. Battaglia per niente facile. Perdere un Wyrm così però è un peccato proprio. Cioè, porca miseria, porca. Forse perdo pure questa cavalleria, sapete? Questa cavalleria al 6, anche quello è un peccato perderla. Il Cossaro corazzato qua. Ma comunque esercito comunque da rifare. Cioè. Perdo una cavalleria e un Wyrm. Qua reintegriamo. Anzi, perdo pure due corsari corazzati. Alla faccia. E qui prendiamo ancora la madre patria di Ursu. No, questo lo andrei a uccidere, però ho bisogno di reintegrare. Mamma mia, come sono messo a. Cioè. E. Beh. Vabbè. Due corsari corazzati. Cavaliere non lo faccio. C'è un Wyrm. La slitta leggera non la voglio. Vorrei cavalca orsi in realtà. Faccio un altro costaro corazzato e buonanotte suonatori. Tutto dal globale. Allora. Al prossimo turno ci andiamo a prendere la pila d'inverno. Questo sta qui senza far niente. Ma se lo attaccassi, vinceremmo? Sono tutte unità scarse. Comunque. Vinciamo. Ce l'avevamo un po' i tempi così. Un po' di income per noi. Guarda, questo è. 2008 si potrebbe anche aggiornare questo esercito, eh? Si potrebbe anche aggiornare questo esercito. No, non lo aggiorniamo perché stiamo per confederare la zarina. Quindi, occhio. Will of the Blizzard, emissary of the Ice Court. Ok. Il fiume di Liska. Kragadrak la potenziamo subito. Code il re dei troll. Più che altro è per la devozione. Quanto prendo di devozione? Guarda, edifici 9. È pochissimo. È veramente poco. Prepariamoci alla grande. 22 insediamenti la zarina. Cioè, guadagniamo 22 insediamenti così. Ah. Non dico a gratis perché non sono gratis, visto che sono 65 turni che ci sto indietro alla confederazione con la Zara. Ah, ma qua c'è un altro esercito delle Legioni del Caos. Buona saversi. Mi dichiara di nuovo guerra. 6, 2, 1, via. Era prevedibile. E abbiamo ottenuto una vittoria breve in 66 turni. Perché abbiamo confederato la zarina. Potrei anche dichiararle guerra. Dichiara guerra alla corte. Contro la corte di Yachtsev, questa sarebbe spettacolare come cosa da fare, no? Però abbiamo già le nostre guerre, voglio giocarmi un po' con la zarina. Oppure alleanza militare formata con la corte di ghiaccio. Chissà se fai l'alleanza militare poi la puoi confederare, però non credo. Vabbè, ma la confederiamo, ragazzi. Date 1.600 di income, arriviamo a meno 11.000, cioè. E l'ecatombe è arrivata, cioè. È calato su di noi il disastro, ma. Immagino che abbiamo un sacco di atamani.
Allora, calma. Calma. Qui c'è Wulfric. Sì, è Wulfric, ma si fa il castello Alexander. Mannaggia a te, Wulfric, maledetto. Le corna che hai, Wulfric. Cioè, mannaggia a te. Tu che... No! Ah, ma è una nave! Ma vaffa... Ho perso il turno pensando che... È una nave. Ma vaffanculo. Qui c'è la zarina. Zarina, tu c'hai tutto l'esercito da capo da rifare, quindi... Leva proprio mano. È una bella cosa. Ritornatene a Kislev e poi vediamo un attimo com'è la situazione. Oh! Che cosa vedo? Che cosa vedo? C'è il patriarca Zarina? Sì, il patriarca. Livello 5, livello 2. No. Livello 5. Questo non ti serve, Zarina. Livello 5, patriarca, vai dalla Zara. I have no patience for weakness. I question their loyalty to Kislev. Only the worthy may serve me. Exception. Si permette di ghiaccio. Sister of Ice. Only the most refined may serve. Ok. Poi che altro esercito abbiamo ereditato? Patriarca. Che altro abbiamo? Drusena. My choices are not personal. Kislev endures. Ah, questo qua. All in service to Kislev. My role, my decision. You misuse your authority. They are one people. Ah, questa c'ha delle belle unità. Let no man falter. Are you of a high standard, Ice Witch? Others will fight in our place. Boyard. Faccia mia. Questo è tosto. O Boyard for life. Mother Kislev surely needs us. My power blossoms here. E già così può anche andare, dai. Vabbè, poi c'è il Meli, devo gestire un attimo questi eserciti. Bisogna anche andare a vedere un attimo Kislev che come è stata costruita. Questo più lontano di tutta la fazione. Questo non serve. Questo sì. Questo non serve. Questo sì. Questo potenziamo, questo potenziamo. Questo che è l'edificio principale di Kislev e della Zarina che sinergizza con le guardie di ghiaccio, non le ha, non l'ha costruito. Vedere ste cose, mamma mia, mamma mia. Vediamo un attimo qua cosa fare. Ha fatto un sacco di mura. Questo va bene. Qua va bene. Questa caserma ce la possiamo anche tenere. Ce la teniamo a fare. Va bene un attimo. Questa è Praga. È tutta potenziabile Praga. Le mura in teoria non penso che ci servano più. Questo è un ottimo edificio. Anche questo è buono per risparmiare un po'. Questo serve per i patriarchi. Facciamo un po' il marmo.
Qua possiamo reclutare cavalcaorsi. Vabbè, poi qua ci sarà da potenziare un po', di vedere un attimo tutto. E anche qua Lostland, l'Oblast, Volkasgrad, guarda, che disastro. Ostermark, va bene. Questo è un disastro proprio, cioè, mamma mia. Parte il controllo. Uzukulaz. Uzukulak, che praticamente è la capitale di Astragoth. È lanciullata, cioè. Talabegland. No, qua è tutto sbagliato. Proprio tutto sbagliato. Kasidir Kulaz. Le mura ci stanno. Poi immagino che più avanti bisognerà togliere di mezzo Vlad, ovviamente. No, vabbè, dai, può anche andare. Può anche andare. Accordo commerciale con lo Stirland. Va bene, buonissima confederazione, non c'è che altro dire. Ora dobbiamo sistemare un po' l'esercito alla Zara. Ci sono delle... Allora, qua possiamo sfruttare queste truppe per andare a potenziare lei. Che poi dall'altro lei non ha neanche il patriarca. E ce l'abbiamo qua un patriarca. Livello 1, vabbè, meglio di niente. Vediamo un attimo che esercito darle. Infatti andare a reclutare queste unità penso che sia anche inutile, visto che abbiamo tutta sta roba qua. Qua la zarina anche, bisogna un attimo vedere come, cosa farle reclutare. Vediamo un attimo, non c'è le guardie dei ghiacci, è ok, però ci servono sicuramente delle guardie dello zar, ci serve un po' di fronte qua. E qualche piccolo grom. Va bene, va bene, va bene. Chi è che non ho mosso? Chi dice che qualcuno non l'ho mosso? No, no, li ho mossi tutti. Dai, andiamo avanti. Vabbè, qua il castello Alexandro dopo se ne cade. Immaginavo che Wulfric sarebbe ritornato. Vabbè, pazienza. Beh, ma il patto di non aggressione, eh. Nuova tecnologia, odio per i Nosmanni. Apposta. Zarina. Vabbè, visto che hai bisogno delle guardie dello zar, fai una cosa, tornatene di qua, perché tu andrai a dare una mano nella guerra contro Wulfric, perché penso che Wulfric, arrivato a questo punto, lo attacchiamo definitivamente, cioè lo combatteremo fin quando non l'avremo eliminato. Qua dobbiamo andare a prendere la pira d'inverno. Okay. Va bene così. Elena. Facciamo in questo modo. Cerchiamo di unire le forze. Qua ci sta Astragoth oltretutto. E noi stiamo passeggiando vicino a lui come se niente fosse. No? Storm Summoner. Andiamocene via. Sigmar's
sister of ice. E devo per forza andare per di qua, perché sennò acchiappo Astragot, mi acchiappo. It is impolite to leave now. Fatti fame e timore. Hag witch. No, tu non mi serve. You will regret this, fool. 5.191 di income, vabbè. Ci sta. Douse the home fires. The Tsarina. Allora, il Kislev, il Kislev. Edifici per il Kislev. Questo è un must have. Questo non lo so se lo faccio. Questo delle cose dei boschi non mi interessa. Vai, facciamo questo. Forte Ostosk livello 5. Wow. Questo dei patriarchi. Questo qua è. Durata di reclutamento globale meno 2 turni. Capacità di reclutamento globale più 3. Questo è da fare subito. Caspita. E qua facciamo l'edificio per. Yakshi. Forte Giacova. Facciamo la produzione di ferro. Qua mercato. Mercato. Facciamo anche una fattoria. Ma cosa c'è da fare? Tale dell'ortodossia. Non sono sicuro di voler fare le mura. Le potrei anche togliere, sinceramente. Che non penso che. Penso che prima o poi Vlad ci dichiarerà guerra. Cioè, quindi. Ecco, quindi per cui forse potenziare le mura potrebbe non essere un'idea così cattiva, anzi, le andiamo a potenziare. Sokka Draken, cioè, vabbè, io gli edifici dell'ortodossia li continuo comunque a potenziare, perché ci può sempre servire la devozione, cioè, comunque dobbiamo evocare la madre patria, quindi per cui. Va bene. Ragazzi, ci siamo anche confederati la Zarina. Però sarebbe stato bello dichiarare guerra, guardate, cioè, sarebbe stato epico. Cioè, proprio guerra incessante tra Chiesa e Stato. Fighissimo sarebbe stato, mi sarebbe piaciuto molto. Difficile da sostenere come cosa, però. Quell'idea comunque mi ha stuzzicato non poco, sono sincero. Vabbè, qua anche Zoyshenko se ne va via. Vabbè, Wulfric sta facendo un po' di danni. Ragazzi, cercheremo di fermarlo nel prossimo episodio, perché questo episodio appunto finisce qui. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di supportare la serie e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!